conferenza di oggi. Prima di tutto vorrei introdurre però il relatore, Marco Bruno, che è presidente del Circolo Pinerolese Astrofili Polaris, un'associazione piemontese omonima alla nostra Polaris di Genova, ma fondata prima, infatti, fondata nel 1977. Viva Rivalta di Torino ed è imprenditore, ha una ditta specializzata nel settore delle telecomunicazioni e degli strumenti di misura di precisione. Appassionato di astronomia, esperto astrofotografo e radioamatore. Esperto e studioso anche del Sole e relatore di conferenze scientifiche. Ha già tenuto varie conferenze, infatti, qui al Museo di Storia Naturale, in altre sedi, in sparse per tutta Italia, oltre a vari interventi nelle scuole. E in cui in una, infatti, ha anche effettuato collegamenti con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La conferenza di oggi ha il titolo I mondi venuti dal freddo, Nettuno e i corpi transnettuniani. Nettuno è il pianeta più lontano del nostro sistema solare, è un gigante gassoso sferzato da venti fortissimi che soffiano più di 2000 km orari. Si credeva fosse l'ultimo composto planetario del nostro sistema solare, invece sono stati scoperti altri migliaia di altri corpi che hanno caratteristiche peculiari che orbitano più lontano dalla nostra stella, i cosiddetti TNO, ovvero Trans-Neptunian Object. Corpi dalle piccole dimensioni, spesso irregolari dalle strane forme, soprannominati nani ghiacciati, che nascondono i segreti dell'origine del nostro sistema solare. Il loro studio quindi si è rivelato ovviamente fondamentale e fonte di nuove teorie. Andiamo alla scoperta oggi quindi delle due misteriose regioni dello spazio dove possiamo trovarli, la folata fascia di Kuiper e l'oscura luna di Oort. Io ho terminato, adesso lascio la parola al relatore. Grazie Irene, sono molto onorato della presentazione e sono anche molto onorato di essere qui per la quarta volta a Genova a tenere conferenze per il Circolo Polaris. Molti di voi erano presenti qui un anno fa quando abbiamo parlato delle missioni Voyager e questa conferenza è la continuazione logica dell'esperienza delle missioni Voyager. I Voyager hanno esplorato il sistema solare. Nel 1989 sorvolò Nettuno in quello che si chiamò allora il grande giro planetario, The Grand Planetary Tour. Le Voyager erano sonde lanciate negli anni 70, quindi con la tecnologia degli anni 70. Dagli anni 70 in poi la tecnologia è molto evoluta, sono cambiate moltissimo le nostre conoscenze sul sistema solare e questa sera, questo pomeriggio, vediamo che cosa è successo negli ultimi 30 anni di studi sul sistema solare esterno. Tanto per cominciare, Nettuno. Nettuno, come diceva Irene, è l'ultimo pianeta del nostro sistema solare, è l'ottavo pianeta. Nettuno era un pianeta quasi sconosciuto prima delle missioni Voyager, perché la Terra è molto piccolo, difficile da osservare, non dà dettagli e non si sapeva molto. Inoltre, la concezione iniziale era che il sistema solare diventasse via via più ghiacciato e più noioso andando verso l'esterno. Ovviamente i pianeti più lontano dal Sole ricevono meno luce e meno calore del Sole, Marte riceve due volte meno calore e meno luce rispetto alla Terra per unità di superficie, Giove è distante 8 volte e riceve 64 volte meno calore, non ricordo esattamente la distanza di Nettuno, ma la legge dei quadrati rimane, l'inverso del quadrato rimane, quindi più si va distante, più il Sole diventa una stellina piccola all'orizzonte e meno luce ci invia. Ciò nonostante, le missioni Voyager ci dimostrarono che i mondi esterni del sistema solare sono posti interessantissimi, pieni di sorprese, e Nettuno ne ha riservate parecchie. Allora, tanto per cominciare, Nettuno fu già osservato da Galileo. Questa registrazione del 1600 e non ricordo l'anno, ma comunque degli anni di attività di Galileo, era la descrizione dell'osservazione di alcune stelle. Una di queste stelle, che poi Galileo non ritenne interessante indagare nelle notti successive, era il pianeta Nettuno. Egli non lo riconobbe come tale, anche perché non aveva alcuna idea di poter o dover ricercare nuovi pianeti del sistema solare, se riteneva che fossero quelli conosciuti fino a Saturno.
venne scoperto da Gall e da Re sulla base di calcoli di Le Verrier a metà dell'Ottocento. Il pianeta subito precedente, che è Urano, presenta alcune anomalie orbitali, ovvero percorre la sua brava orbita ellittica seguendo le leggi di Kepler attorno al Sole, però ci sono delle piccole irregolarità dell'orbita che potevano essere spiegate per via analitica. Il bello del secolo, di due secoli fa, dell'Ottocento, fu la scoperta e l'applicazione delle leggi matematiche e soprattutto del calcolo differenziale. Questo permise di estrapolare dalle anomalie orbitali di Nettuno la possibile presenza di un corpo perturbatore. Questo corpo, la posizione di questo corpo venne calcolata da Le Verrier, la posizione stimata fu data a Gall e Darré, che nella notte successiva ad aver ricevuto le informazioni puntarono una zona di cielo e trovarono un oggetto non mappato sulle carte celesti entro un grado da quello che era stato stimato. È stato un grosso successo della matematica dell'Ottocento. Quindi è stato scoperto sulla carta, essenzialmente, il 23 settembre del 1846. Nettuno ha diverse stranezze. Una delle stranezze è che irradia nello spazio, e questo lo scopriranno le Voyager, 2,6 volte l'energia che riceve dal Sole. Quindi da dove viene quell'1,6 volte in più? Non si sa, ancora la cosa non è chiara, non ci sono teorie sufficientemente dettagliate dell'interno di Nettuno, non sappiamo da che cosa derivi questo eccesso di energia. Quello che è chiaro è che questa energia in più generata all'interno di Nettuno fa sì che ci siano venti intensissimi, come diceva prima Irene, fino a circa 2000 km all'ora, che sono i venti più intensi di tutto il sistema solare. Sono venti dell'atmosfera, sono gas relativamente rarefatti, però la dinamica atmosferica di Nettuno è tutto il contrario di un mondo placido e ghiacciato. Tra l'altro Nettuno è più denso di Urano, è il quarto pianeta per dimensione, ma il terzo per massa, quindi dopo Giove e Saturno c'è Nettuno e poi c'è Urano come massa del pianeta, del corpo. Nonostante tutti questi misteri, Nettuno è scarsamente studiato e soprattutto non ci sono più state missioni spaziali verso Nettuno dopo l'incontro con le Voyager nel 1977. Qui vedete un paio di immagini. Questa è un'immagine del telescopio spaziale Hubble, HST, questa è l'invisibile e questa dell'infrarosso. Nell'infrarosso si vede nettamente che Nettuno è dominato da bande e da nubi nell'atmosfera, mentre queste sono alcune delle lune, dei satelliti che circondano Nettuno. Ma noi andiamo avanti perché il nostro interesse per Nettuno è perché definisce un confine nel sistema solare. Il confine è definito dal fatto che i corpi oltre Nettuno sono profondamente influenzati dal vuoto e dalla presenza di Nettuno. In particolare, al di là di Nettuno esistono tutta una serie di corpi che presentano delle risonanze orbitali col medesimo. Cosa vuol dire risonanze orbitali? Ad esempio, Plutone è in risonanza 2 a 3 con Nettuno. Quando Nettuno compie 3 orbite, Plutone ne compie 2. E questa è l'orbita di Nettuno e Plutone. Esistono asteroidi con risonanza 3 a 4, risonanza 3 a 5, 4 a 7, 1 a 2, con questi nomi strani, Duini, Tuotinos, quelli con risonanza 1 a 2, Cubevani, dal prototipo della categoria, che è un asteroide che si chiama Cube 1, e con risonanza 2 a 5 e via così. Quindi essenzialmente i corpi all'esterno di Nettuno tendono a disporsi su orbite che sono in risonanza con l'orbita di Nettuno, che è la massa dominante di quella parte del sistema. Questo diagramma vi fa vedere una cosa interessante, ovvero Plutone, quello che era fino a qualche anno fa il nono pianeta,
e in realtà oggi è considerato il maggiore dei Plutini, ovvero di quei pianeti minori o pianeti nani che hanno una risonanza orbitale 2 a 3 con Nettuno. E in questo diagramma vedete la distanza dal Sole, il numero di risonanza orbitale, Plutone è sul 2 a 3, e l'inclinazione dell'orbita. Plutone ha un'orbita inclinata di circa 20 gradi, ma come vedete dalla miriade dei cerchietti, esistono molti oggetti che oggi chiamiamo oggetti transnettuniani o TNO, Transnettunian Object, che esistono attorno nell'orbita e oltre Plutone. Con diametri rilevanti, ad esempio Eris ha un'orbita estremamente inclinata a 50 gradi e una dimensione molto, molto simile a Plutone. Sedna è un corpo più piccolo, a distanza molto maggiore, combinazione circa sulla medesima inclinazione orbitale. Tutti questi oggetti, codificati qui con colori differenti, formano quella che chiamiamo fascia di Kuiper. Kuiper è stato un astronomo olandese che aveva prima teorizzato e poi concretamente osservato l'esistenza di questa fascia di oggetti, che oggi chiameremo asteroidi, all'esterno dell'orbita di Plutone, scusate, di Nettuno. Questa è un'altra immagine analoga alla precedente, semplicemente ingrandita, in cui vedete benissimo per colori, questi sono gli oggetti nell'orbita di Plutone, tra cui Orcus, che è un altro pianeta minore di massa non irrilevante, su un'orbita più inclinata ma con la stessa risonanza orbitale, e come vedete ci sono dei buchi verticali. In questi buchi cosa capita? Se un corpo cade qui, la gravità di Nettuno lo obbliga ad andare sulla risonanza 2 a 3 oppure su quella 3 a 5. Quindi Nettuno, ripeto, condiziona pesantemente le orbite dei corpi minori oltre la sua orbita. Plutone è stato scoperto nel 1930 dall'astronomo americano Clyde Tombaugh, mentre veniva cercato l'ipotetico pianeta X oltre l'orbita di Nettuno. E questa è un'altra bella storia. Esattamente come era capitato per Urano, le cui anomalie orbitali permisero la scoperta di Nettuno, così anche l'orbita di Nettuno sembrava che non fosse regolare come doveva essere. Tenete presente che siccome questi pianeti fanno una rivoluzione attorno al Sole in tempi calcolati in centinaia di anni, calcolare la loro orbita è molto difficile, perché se io faccio tre rilevazioni a distanza di 2 anni, ho in realtà visto un angolo sì e no di un centesimo dell'orbita complessiva del pianeta. Quindi la determinazione dell'orbita viene fatta con tre punti molto vicini, o elevati errori. Quindi definire con precisione l'orbita è estremamente difficoltoso dal punto di vista di astrometria, di misura della posizione degli astri. Si dimostrò poi che queste presunte anomalie dell'orbita di Nettuno in realtà non esistevano ed erano anomalie di misura, non anomalie reali. Ma nel frattempo, nel 1930, un filantropo americano che si chiamava Lowell, Percival Lowell, finanziò un osservatorio a Flagstaff in Arizona, e in questo osservatorio assunse un giovane astronomo, aveva 23 anni, Clyde Tombaugh, e gli disse: prova un po' a cercare se trovi il pianeta X presunto oltre l'orbita di Plutone. Tombaugh che cosa fece? Passò alcuni mesi e o anni a comparare lastre fotografiche, ovvero l'unico modo per scoprire un nuovo pianeta è fare una foto questa sera, fare un'altra fra una settimana della medesima zona del cielo, paragonare le due fotografie e guardare se lì qualcosa si è mosso. Tombaugh raccontava di aver esaminato circa 40 milioni di oggetti, ovvero 40 milioni di puntini luminosi su delle lastre, puntini scuri perché erano lastre negative, per vedere se qualche cosa si fosse mosso. Quindi
inventò un comparatore tra le lastre che gli permetteva di fare una comparazione un po' più veloce e si guardò 40 milioni di puntini su decine di migliaia di lastre. Questo è il telescopio usato da Tambaugh nel 1930 per la scoperta, è un telescopio piccolino, poi mi pare sia 35 cm. Ecco la lastra incriminata, bisogna osservarla con un attimo di attenzione, però prendete come riferimento queste stelle che si vedono bene, che sono queste, qui c'è un puntino che qui non c'è, e qui c'è un puntino che qui non c'è, quello è Plutone. Questa è sulla lastra del 23 gennaio e del 29 gennaio del 1930. Fu subito chiaro, vedendo queste lastre, che Plutone non poteva essere il pianeta X perché è troppo piccolo, in quanto i calcoli fatti sull'orbita di Nettuno presumevano una certa dimensione del pianeta, e questo invece era più piccolo, era troppo piccolo. Però indubbiamente era un corpo del sistema solare e quindi venne dichiarata la scoperta del nuovo pianeta. Questo è Lovell nel suo studio, e questa ragazzina di 11 anni si chiamava Vanessa Barney e era la figlia di un professore di greco di Oxford che, letta la notizia della scoperta del nuovo pianeta, e dato che non si sapeva bene come chiamarlo, Venetia propose il nome Pluto dal dio romano degli inferi. E ritroveremo poi il nome di Venetia in un'altra parte della conferenza. Dato che c'era una certa rilevanza mediatica nel 1930 e che la scoperta di Pluto fu un fatto con grande risonanza sulla stampa, specialmente americana, anche perché è stato il primo pianeta scoperto in America, tutte le scoperte precedenti erano europee, Nettuno fu scoperto dai francesi. Allora nel 1930 che cosa fece? Disney utilizzò il nome Pluto per dare il nome al cane di Topolino, che si chiama Pluto ancora oggi. Pluto non è stato ricordato, rimane cane. Non è stato ricordato cucciolo, ecco. Prima delle missioni verso Plutone, queste erano le migliori fotografie che avevamo dall'Hubble Space Telescope. Anche l'Hubble vede Plutone come un dischetto di pochissimi pixel. Non riusciamo da Terra, anche dall'orbita, ad avere un dettaglio migliore. Quindi riusciamo a capire, questa è la rotazione di 0 a 330 gradi, la rotazione completa di Plutone, riusciamo a capire che è un corpo complicato con delle zone chiare e delle zone scure, ma dettaglio più di questo non si riusciva ad averne. Nel 1978 Christie, su dell'asta di archivio dell'osservatorio navale degli Stati Uniti, USNO, United States Naval Observatory, scoprì un'anomalia. Stava riguardando per altri motivi fotografie di quella zona di cielo e si accorse che nelle immagini, vedete la pellicola fotografica con tanto di grana, vedete che l'immagine di Plutone non è perfettamente sferica o oblunga come dovrebbe essere. Il fatto che sia oblunga dipende sia dai difetti di ottica sia da cattivo inseguimento dell'oggetto stesso durante la posa, però questa gobba qui non ci dovrebbe essere, infatti in altre lastre non c'è. Osservando poi lastre successive, validando l'osservazione con altre osservazioni, scoprì che Plutone aveva un satellite che venne chiamato Caronte. Caronte è un altro oggetto singolare perché ruota attorno a Plutone in 7,4 giorni, abbastanza pochi, e vicino a Plutone, e forma praticamente un sistema binario, perché Plutone e Caronte hanno una rotazione sincrona. Cosa vuol dire rotazione sincrona? Vuol dire che se io fossi Plutone e il microfono fosse Caronte, la rotazione sarebbe di questo tipo. Si guardano continuamente in faccia, sempre nel medesimo lato. Quindi Plutone e Caronte si rivolgono sempre alla medesima faccia. In più, Caronte è un mondo strano, vedremo dopo, che è molto diverso da Plutone.
e qui ci sono interessanti teorie e misteri sulla genesi di questa coppia. L'altra scoperta interessante di Plutone, che venne fatta da Terra, fu che Plutone ha un'atmosfera, nonostante sia molto piccolo, è più piccolo della Luna, è più piccolo dell'Australia, per dare un'idea. Ha un'atmosfera molto rarefatta, fatta di azoto, e questo venne scoperto nel 1988. Eccolo qui, nel 1988 dall'osservatorio volante Kuiper della NASA. Guarda caso di nuovo Kuiper. La NASA ha avuto negli anni più di un aereo attrezzato con telescopi per poter fare osservazioni in alta quota. Qui in particolare venne osservata l'occultazione di una stella da parte di Plutone. Se io osservo la luce di una stella quando Plutone gli passa davanti, posso vedere se l'occultazione è rapida oppure no. Il fatto che l'occultazione non fu rapida ma graduale implica che Plutone abbia un'atmosfera. Nonostante che Plutone sia molto più piccolo, l'atmosfera in realtà è molto grande, molto diffusa, è veramente grandissima come dimensione dello spazio. Queste di nuovo sono fotografie da Terra, sempre dello Space Telescope dell'Hubble, del sistema Plutone-Caronte, e quando l'Hubble subì l'ultima missione di aggiornamento delle ottiche un po' di anni fa, da parte di una delle ultimissime missioni, forse l'ultima missione Space Shuttle, l'ottica migliorò al punto di poter fotografare con dettaglio anche le piccole lune Nix e Hydra che vengono scoperte sulle fotografie dell'Hubble Space Telescope. Questo è il sistema di satelliti, o meglio, questo è il sistema di Plutone. Vedete Plutone e Caronte, e attorno ad esso le lune scoperte Nix, Notte, Cerbero, Kerberos, Styx, Stige e Hydra, che sono dei piccoli asteroidi, vedremo poi dopo qualche immagine, catturati dall'azione dei due corpi principali, Plutone e Caronte. Un'altra cosa interessante, siccome Plutone e Caronte hanno masse tutto sommato comparabili, Caronte ha una massa che è un nono di quella di Plutone, ruotano fra se stessi, ma non ruotano attorno al centro di massa del sistema. Il centro di massa del sistema è fuori da Plutone, ovvero, sempre facendo un giochino col microfono, è come se io ruotassi rispetto al centro di massa che è fuori da me, quindi con una rotazione di questo tipo. Quindi tutti e due ruotano, legati gravitazionalmente, ma il centro del sistema si trova qui. Ruotano attorno a un centro che si trova qua. La storia continua e nel 1992 David Jewett dell'Università di Hawaii e Jane Lu della Università della California a Berkeley scoprirono un altro oggetto che venne chiamato 1992 QB1, da cui QB1 di prima, QB1, che è un altro oggetto transnettuniano. Questa è una delle prime lastre, qua se ne vede un'altra dove l'oggetto è questo che si sposta tra la lastra e l'altra. A questo punto cominciano a venire fuori, questa è una galassia di fondo tra l'altro, cominciano a venire fuori le cose interessanti, ovvero Plutone non è più l'ultimo avamposto del sistema solare, c'è dell'altro fuori. Cominciamo a scoprire asteroidi che sono più distanti di Plutone. Brevissima parentesi, negli anni 90 è avvenuta una straordinaria rivoluzione in astronomia, con il passaggio dalla lastra fotografica ai sensori elettronici, CCD e affini. Questo permise aumenti di sensibilità dei telescopi, permise l'introduzione degli algoritmi di elaborazione delle immagini e permise di fare nuove scoperte che con le lastre fotografiche semplicemente non erano possibili. Nel 2005 arrivarono Eris e Disnomia, questo è Eris, questo è il suo satellite Disnomia, che ruota lì attorno per sopra l'orbita ellittica, arrivarono Makemake, Haumea, insomma cominciò ad arrivare un diluvio di nuovi corpi,
gli astronomi ovviamente cominciarono a osservare non più soltanto sul piano dell'eclittica, ma sopra e sotto il piano dell'eclittica, e si moltiplicarono le scoperte di nuovi corpi oltre Nettuno e oltre Plutone. Ecco la situazione attuale degli oggetti transnettuniani più grandi. Questo è il sistema di Plutone, vedete Plutone e Carote in scala, Styx, Nix, Kerberos e Idra, che sono sassetti, Eris, che a sua volta è il suo satellite che è Disnomia, Makemake, Haumea. Questi hanno preso nome dalla mitologia polinesiana, perché vennero scoperti dagli astronomi americani con i telescopi delle Hawaii, essenzialmente montati sulla vetta di un vulcano estinto che è il Mauna Kea. E quindi per onorare la terra di scoperta vennero usati i nomi della mitologia polinesiana. E poi viene questo passo, Senna 2007-2010 e via così. Alcuni hanno nomi, alcuni ancora no, alcuni sono in attesa di proposte di nome, però ormai questi corpi sono centinaia, questi sono i più grandi. Questo implicò il decadimento dello stato di Plutone da pianeta a qualcos'altro, perché nel 2006, nella conferenza annuale della Unione Internazionale degli Astronomi, dell'IAU, venne votato a maggioranza che Plutone non rispondeva ai criteri per essere considerato un pianeta. Quali sono i criteri per considerare un corpo del sistema solare pianeta? Sono questi tre in giallo. Tanto per cominciare, un pianeta orbita attorno al Sole, e qua ci siamo. Poi ha una massa sufficiente per avere simmetria sferica. Avete visto che molti asteroidi, molte comete hanno forme stranissime, bitorzolute. Ma soprattutto ci ha ripulito la propria orbita da altri oggetti. Plutone è troppo piccolo per poter ripulire l'orbita da altri oggetti, e avete visto prima che nella risonanza orbitale 2 a 3 con Nettuno gli oggetti sono parecchie decine, per cui Plutone è uno di questi e non ha ripulito quella zona orbitale da altri oggetti. Soprattutto per questo motivo venne votato il decadimento di Plutone, con non poco disappunto degli americani, perché dato che Plutone è stato una scoperta americana, la scienza americana e l'opinione pubblica americana si oppose, però non c'è più niente da fare. Meno male la IAU è un ente democratico, esistevano motivi tecnico-scientifici molto precisi per dichiarare che Plutone non era più un satellite, e quindi, a parte queste pittoresche manifestazioni californiane per restaurare lo status di Plutone, Plutone, nonostante i pinguini, is not just a rock, ma venne degradato a rock. Perfetto. Nel frattempo, una volta lanciate, anzi, prima ancora di lanciare le Voyager, quando le Voyager erano ancora in preparazione a inizio anni 70, alcuni proposero alla NASA di lanciare delle sonde verso Plutone. Si sapeva già che le Voyager non avrebbero potuto, per motivi propri di geometria orbitale, visitare anche Plutone, e pertanto si propose di fare una missione. La proposta riguarda JPL, Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California, che è tuttora l'ente della NASA che si occupa delle missioni del sistema solare. E la missione venne proposta verso Plutone, Caronte e gli oggetti oltre questi. Si proposero due sonde di 150 kg lanciate in momenti diversi per osservare lati diversi di Plutone, con 7 o 8 anni di viaggio, con un budget di 400 milioni di dollari, con un lancio da eseguire nel 98 con un timing critico, perché Plutone ha un'orbita molto ellittica. In questa orbita passa al perielio col Sole, ovvero il punto più vicino al Sole, attorno al 1998. Non ricordo esattamente il periodo di tale Plutone, ma è 260 anni o cose di questo genere. Quindi, se vogliamo averlo vicino al Sole, bisogna cogliere l'attimo di qualche anno, però non si possono aspettare vent'anni. Era previsto di avere strumenti infrarossi visibili e ultravioletti. La missione viene chiamata PKE, Pluto Kuiper Express,
Per varie ragioni il lancio slitta al 2004 e venne cancellata per superamento del budget. Come spesso capita, anche le Voyager erano state cancellate e poi rimesse in pista con altro nome. Non si può ovviamente avere tutto, anche in questo campo si chiede 100 per ottenere 50 e i budget vengono continuamente discussi dal Congresso. Nel 2002-2003 finalmente approva il progetto NASA New Frontiers. New Frontiers è una serie di missioni destinate a esplorare le frontiere del Sistema Solare con budget ridotti. Per cui si rifinanzia il progetto, Pluto Kuiper Express diventa New Horizons, una sola sonda di 470 kg al lancio, ben più massiccia dei 150 kg di prima, e il lancio avvenne finalmente 4 anni dopo, nel 2006, con un altro scritto. E questa è la sonda New Horizons. La sonda venne equipaggiata con 6 strumenti, che adesso andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio, ma essenzialmente sono alcuni telescopi, 1 e 2, alcuni spettrometri, chi era ieri sera al circolo, se visto la mia conferenza che parla di spettrometria. La spettrometria è quella scienza che ci permette di studiare lo spettro luminoso degli oggetti e che attraverso le misure sullo spettro luminoso ci dà informazione sulla composizione chimica. Quindi da una fotografia, quella dei miei colori, da uno spettrogramma posso identificare le sostanze chimiche che sto vedendo su un corpo celeste. Poi abbiamo un misuratore di vento solare, che è SWOP, che è qui dell'angolo, un misuratore di particelle energetiche che è Pepsi, che è quest'angolo da qui, e un SDC, Standard Dust Counter, che è un contatore di particelle di polvere del sistema, e questo oggetto qui prese il nome da Vanessa Barney, dalla ragazza che 70 anni prima propose il nome di Plutone. Questo è lo schema blocchi della sonda, che non vado a raccontarvi nel dettaglio, è soltanto perché, se vi ricordate la conferenza sulle Voyager dell'anno scorso, questa è estremamente più complessa. Sono passati 30 anni tra il 72, anno di progetto di Voyager, e il 2002, anno di progetto delle New Horizons. In questi 30 anni l'elettronica ha fatto passi da gigante, come sappiamo perfettamente. Quindi questa sonda incorpora un sistema tecnologico enormemente più sofisticato rispetto alle Voyager. Le Voyager registravano i dati su un registratore a nastro che sta continuando a funzionare. Tutti e due i nastri delle Voyager sono in funzione dopo 44 anni del lancio. La New Horizon ha un registratore a stato solido come le memorie SSD degli hard disk dei PC moderni. Qua c'è un sistema di telecomunicazione con antenne, amplificatori, eccetera, due calcolatori di bordo completamente intercambiabili, due gruppi di memoria di massa, un sistema di alimentazione, un sistema di propulsione e un sistema di posizionamento, due piattaforme inerziali e due sensori stellari. Tutto è duplicato perché la missione dura anni, l'incontro con Plutone è stato a 9 anni dopo il lancio e si prevede che la sonda continui a funzionare almeno per alcuni altri anni e pertanto bisogna avere la sicurezza di non buttare via i soldi e si tende a duplicare tutti i sistemi. Una curiosità, la CPU, l'unità centrale di calcolo delle Voyager, era un oggetto, l'anno scorso avevo fatto la battuta, che la potenza di calcolo del calcolatore di bordo delle Voyager è paragonabile a una cosa che molti di voi hanno in tasca, ma non è il telefonino, è il telecomando delle chiavi della macchina. L'apriportiere della macchina è un piccolo computer che ha una potenza di calcolo paragonabile al computer di bordo delle Voyager. 30 anni dopo, qui il computer è invece una CPU molto modificata, derivata dalla PlayStation 1 della Sony. Quindi se avete in casa un pezzo di antiquariato, se il vostro fratello maggiore vi ha lasciato una PlayStation 1 in qualche angolo del garage, della cantina, bene, quella lì incorpora una CPU che in questo momento sta volando oltre Plutone. Ecco la sonda. Tra l'altro qui ho un modellino perché fra le altre cose mi diverto
costruire modellini con la stampante 3D, la NASA ha rilasciato i disegni della sonda e questo è il mio modellino della New Horizons, più o meno fedele all'originale. Antenne, non antenne, una delle cose interessanti è questo oggetto nero qua, che adesso andiamo a vedere. Eccolo qui. Come si fa ad alimentare una sonda che viaggia a 1,5 miliardi di chilometri dal Sole? No, di più, a 6 miliardi di chilometri dal Sole, 40 watt. La luce solare diminuisce la propria intensità in ragione dell'inverso del quadrato della distanza. Quindi se all'altezza della Terra, alla distanza della Terra, il Sole ci manda, grosso modo, 1300 watt per ogni metro quadro. Su Marte c'è la metà, perché Marte è a distanza 1,5 rispetto alla Terra, e quindi il quadrato di 1,5 fa 2,25, e su Marte abbiamo circa 500 watt per metro quadro. Su Giove abbiamo 100 watt per metro quadro, su Plutone sono pochi watt per metro quadro. Quindi fare dei pannelli solari così grandi da fornire abbastanza energia è antieconomico. Allora si utilizza un oggetto che si chiama generatore termico a radioisotopi, RTG, Radioisotope Thermal Generator. Non è un reattore nucleare, non fa fissione, né tanto meno fusione. Si basa sul fatto che contiene alcuni chilogrammi di un isotopo di plutonio che si chiama plutonio-238, che ho ottenuto nei reattori nucleari, tra l'altro con lo sviluppo di armi. Il plutonio-239 è usato nelle bombe, il plutonio-238 è di scarso interesse militare, ma di interesse scientifico, perché siccome è estremamente radioattivo, il tempo di dimezzamento è, mi pare, 60 anni, 62 anni, nello stato naturale, se voi aveste sul tavolo un blocchetto di plutonio, questo sarebbe incandescente rosso per il calore generato internamente dal decadimento radioattivo. Quindi, per sua stessa essenza, è caldo. Allora, come è fatto il reattore, che non è un reattore, come è fatto il generatore? Contiene una serie di pastiglie di plutonio, naturalmente calde, una serie di termocoppie, ovvero oggetti che convertono una differenza di temperatura in corrente elettrica. La differenza di temperatura ce l'ho tra il corpo della RTG e queste alette nere che vedete all'esterno, che vedono lo spazio. Trasformando questa differenza di temperatura in energia elettrica, questo fornisce da 4,4 kW termici 300 watt elettrici, con 7,8 kg di plutonio. Le Voyager funzionano così, le Pioneer, i primi Mariner e varie altre sonde utilizzano questo sistema come alimentazione ed è a tuttora l'unico sistema che abbiamo per alimentare una sonda dello spazio profondo oltre a Giove. Questa è la fotografia dell'assemblaggio di New Horizons. Qui vedete appunto il generatore a radioisotopi, che non è poi tanto grande e non è poi neanche tanto pericoloso. Gli operatori hanno cuffie e indumenti da camera bianca, più che altro per non contaminare la sonda, in quanto il generatore è talmente ben schermato che non emette radiazioni in maniera sostanziale all'esterno. Quindi uno può tranquillamente lavorarci contro, vicino, con l'unica eccezione e unica attenzione che è il caldo, perché dissipa 4 kW quadri. Quindi l'oggetto scotta, ma a parte il fatto di scottare, da un punto di vista radioattivo è freddo. Questo è il sistema di propulsione. Queste sonde non hanno motore, tra virgolette, ovvero le sonde dello spazio profondo, come tutte le altre, non necessitano di una propulsione. Vengono lanciate da un razzo, viaggiano attraverso lo spazio e continuano a viaggiare semplicemente per il primo principio di Newton. Un oggetto in moto uniforme continua il proprio stato di moto finché qualcosa non si oppone a quello stato. Quindi se io lancio un sasso nello spazio con velocità sufficiente a lasciare la Terra, quel sasso continua a viaggiare a quella velocità, frenato dal campo gravitazionale del sistema solare, però continua a viaggiare.
quindi non ci sono veri motori, ci sono motori di assetto. Io devo fare in modo che durante il volo la sonda abbia una certa posizione dello spazio per funzionare, quindi tutto questo è il controllo di assetto. Quindi sono i motori di controllo di assetto, questi sono i dettagli dei motori, questi sono i modi di funzionamento della sonda. Anche qui c'è una differenza sostanziale rispetto alle Voyager. Se vi ricordate, le Voyager hanno una forma più o meno simile, nel senso che hanno una grossa antenna che è sempre puntata verso terra, poi sul lato c'era un braccio che portava le fotocamere. Quindi le Voyager possono osservare un pianeta passandogli accanto senza dover cambiare il proprio assetto. La sonda rimane puntata verso terra e il sistema delle camere farà un panning, come si dice in termini fotografico, inseguirà il pianeta per scattare fotografie. New Horizon non ha niente di tutto questo, perché l'antenna e le fotocamere sono in posizione fissa. Su questo lato ho tutte le camere, l'antenna è di qua, e quindi come faccio a riprendere Plutone? Devo cambiare assetto. Allora, cosa venne fatto? La sonda vola normalmente ruotando su se stessa in questo modo, compie un paio di giri al minuto. Allora, questa si chiama stabilizzazione per spin, ovvero esattamente come una trottola, questa continua a ruotare e mantenere l'assetto. In quella direzione là ho la Terra, quindi la sonda mantiene contatto con la Terra. Quando passo vicino a un corpo che voglio osservare, devo fare un altro gioco, devo fermare la rotazione, decidere che il corpo si trova ad esempio là, quindi perdere contatto radio con terra, ruotarmi verso il corpo, andargli incontro, mentre sorpasso il corpo, girare la sonda all'indietro in questa maniera, inseguire il corpo, vederlo passare alle mie spalle. E quando ho terminato questa fase, devo fermarmi, ripuntare le antenne verso terra e ricominciare la rotazione per stabilizzarmi. Quindi ho più modi di funzionamento, che sono quelli di quel diagramma, a seconda della fase della missione che sto facendo. Ovvero, se devo risparmiare, perché non posso montare un braccio che porti le telecamere, non posso complicare la sonda più di tanto, ho limitazioni di peso e vedi questo passo, bene, risolvo il problema diversamente, risolvo il problema accettando l'enorme rischio di non avere contatto radio durante il momento dell'incontro. Quindi se qualcosa va storto, non saprò mai cosa è andato storto. Questi sono i dettagli degli strumenti, qui non vado nel dettaglio più di tanto. Questo è uno spettrometro ultravioletto fatto per studiare l'atmosfera, principalmente azoto e ossido di carbonio di Plutone. Questo è il gemello di un altro strumento che è montato su Rosetta, che è la sonda che è andata a vedere se la cometa Charimov di Razimenko due anni fa. Questo strumento è stato fornito dall'ESA, che aveva già il progetto per lo strumento. Viene poi costruito dall'SWR Boulder. Questo è il telescopio principale. Questo bel piatto verde sopra è un dissipatore di calore. Siccome questo telescopio è sensibile all'infrarosso vicino, NIR, un sensore per funzionare bene all'infrarosso va raffreddato. Raffreddare le cose dello spazio è molto facile, basta mettere la mano fuori dal finestrino, nel senso che un oggetto esposto allo spazio tende a raffreddarsi a 4 gradi Kelvin, che è la temperatura dell'universo. Quindi se io voglio raffreddare una fotocamera, gli monto sopra un dissipatore e questa si raffredda. Quindi non c'è bisogno di un frigo. È molto facile, basta mettere la roba fuori di notte. La roba fuori di notte si raffredda perché emette calore verso l'universo. Quindi la prossima volta che mettete qualcosa fuori dal balcone per raffreddare, si raffredda per quello, perché emette calore verso le stelle a qualche miliardo di luce da noi. Questo è il radio experiment. Che cos'è un radio experiment? Con le onde radio si possono fare molte misurazioni interessanti, in particolare prima e dopo il passaggio attorno a Plutone. La New Horizon ha misurato i segnali radio che arrivano da Terra. Misurando questi segnali posso misurare
le caratteristiche dell'atmosfera di Plutone, perché il segnale radio passando attraverso l'atmosfera di Plutone subisce delle modificazioni di livello, di fase, di rotazione di fase. Facendo queste misure faccio un radio experiment per determinare le caratteristiche del corpo che sto, a cui mi sto avvicinando. Apro una micro parentesi. Tutte queste sonde, come prima di loro le Voyager, come prima ancora le Pioneer, non hanno energia sufficiente per andare in orbita attorno al loro obiettivo. Passano attraverso l'obiettivo, vicino all'obiettivo, compiono quello che in genere si chiama un flyby, vola vicino. Se io voglio andare in orbita attorno a Plutone, devo arrivare fino a Plutone con una velocità enormemente alta, che è quella che mi serve per fare tutto il viaggio, in soli 9 anni. Quando arrivo lì sono ancora a 50.000 km all'ora, al secondo, scusate, e devo frenare. Devo frenare, devo avere energia a bordo per frenare e mettermi in orbita. Questo implica motori, serbatoi di propellente, un sacco di peso, e avrebbe completamente sforato il budget a disposizione. Quindi fino ad oggi tutte le missioni che hanno esplorato il sistema solare esterno, eccetto Saturno e Giove, sono missioni che sono andate oltre compiendo dei flyby e non mettendosi in orbita. Al modo stesso New Horizon passa vicino a Plutone ma non si ferma, e ci passa anche molto in fretta. Questo è il telescopio principale, questo l'ho fatto per gli astrofili. Il telescopio principale ha lungo raggio e poi un 20 cm e un ricerche di Cassegrain come schema ottico, apertura di 20 cm F12, però dato che deve lavorare a temperature bassissime, la struttura è in carburo di silicio, che è un materiale estremamente stabile termicamente. Questo è lo schema ottico. Questo è SWOP, misuratore di vento solare su Pluto. Questo è Pepsi, che non fa le bollicine ma misura le particelle energetiche dei raggi cosmici sempre intorno a Plutone durante tutto il viaggio, e analizza gli atomi neutri, ovvero fondamentalmente l'azoto che sfugge da Plutone soffiato via dal vento solare. E questa è Menesha Barney. Questo è un pannello di sensori sviluppato dall'Università del Colorado, dagli studenti dell'Università del Colorado, e questo pannello permette di misurare la densità delle polveri durante il viaggio, perché il fatto che esistano o non esistano bande di polvere a una certa distanza dal Sole ci dice molto sulla dinamica degli urti tra corpi in quella zona del sistema. Se in quella zona è stata soggetta a urti tra corpi minori, questi urti hanno lasciato tracce di polvere. Quindi, misurando la concentrazione delle polvere durante il volo, ho informazioni interessanti sulla formazione del sistema solare. E questo qui, essendo un progetto, uno strumento proposto e costruito da studenti, gli è stato dato il nome onorario di Menesha Barney. In più, la New Horizon trasporta alcune ceneri, un campione, un pezzettino delle ceneri, questo un po' macabro se vogliamo, però è molto americano anche lui, dello scopritore, cioè di Clyde Tabath. Quindi un pezzo di Clyde Tabath è andato fino e oltre Plutone. Siamo finalmente al lancio, 19 gennaio 2006, e al lancio, soltanto al lancio, questa è stata la sonda più veloce mai lanciata, ovvero, data la piccola massa, soltanto mezza tonnellata, data la potenza del vettore utilizzato, ha lasciato il sistema solare in modo diretto, ovvero lanciata dalla Terra, non ha fatto orbite di parcheggio o altre cose, è partita dritta verso Giove, non verso Plutone, e vediamo poi perché, alla bellezza di 58.000 km all'ora. E questo è il lancio. Non c'è audio purtroppo, però.
o meglio l'auto c'era, ma per motivi che non conosco non è giunto fino a noi. Si è perso. E in questa ogiva, punto a razzo, c'è chiusa la nuova risorsa. Questi sono razzi ogiviali, si chiamano boosters, tra un po' si staccano, mi pare si veda il momento di distacco dei boosters. Eccoli lì. Eccoli qua. I quattro booster se ne vanno, rimangono i motori principali e la New Horizon continua la sua corsa verso il sistema solare esterno. Questa è l'orbita fatta. L'orbita fatta è, come dicevo, dalla Terra verso Giove e dopo Giove Plutone. Vedete che qui a Giove fa una curva, non perché doveva passare da Lattaio, aveva dimenticato qualcosa. Esegue quello che si chiama un gravity assist. L'avevo già spiegato l'anno scorso sulle Voyager, non lo rispiego perché vedo che c'è molta gente che non era presente l'anno scorso. Uno dei trucchi per accelerare una sonda nello spazio è quello di utilizzare la gravità di un corpo per accelerarla o per rallentarla. Come si fa per accelerarla? È molto semplice. Mi serve una cavia. Allora, Irene è Giove, sei un po' meno massiccia di Giove, ma facciamo io. Allora, lei sta percorrendo la sua orbita attorno al Sole e va avanti in questo senso. Io sono una sonda che si sta tuffando verso Giove. Allora, siccome Giove è molto massiccio, mi attira e io accelero verso Giove. Punto verso Giove, quando arrivo a Giove, cosa succede? Che Ilaria fa la sua orbita e sta andando avanti. Quindi io arrivo qui e manco Ilaria, le passo alle spalle. Ma ho ottenuto velocità perché stavo cadendo verso Giove. Quindi cosa succede? Il campo gravitazionale di Giove mi devia, io continuerò la mia corsa in questo modo, ma siccome Giove si sta allontanando, mi devia, ma io mantengo la velocità. Quindi acquisisco velocità ai danni di Ilaria che rallenta. Perché io rubo un po' di momento, un po' di energia cinetica a Giove. Se volessi rallentare, sì, sciocchezza. Se volessi rallentare, farei un giochetto diverso. Rimetterei Ilaria nel suo posto dell'orbita e punterei non nelle sue spalle, ma davanti a lei. Allora, cosa succede? A distanza, che io sia davanti o dietro non cambia molto, vedo il campo gravitazionale, accelero verso di lei, arrivo qui, ma lei si sta avvicinando e quindi quando mi allontano, passo vicinissimo a lei e l'attrazione all'uscita è più forte dell'attrazione all'ingresso perché passo più vicino. Risultato, do della mia energia a Giove che accelera di qualche niente e rallento la mia corsa. Quindi questo sistema che si chiama fionda gravitazionale fu ideata tra l'altro da un italiano, dal professor Broglio negli anni 50 e utilizza la massa dei grandi pianeti e il campo gravitazionale dei grandi pianeti per accelerare o rallentare una sonda. Se io voglio accelerare punto alle spalle, se voglio rallentare punto davanti. Estremamente semplice. Non sono riuscito a trovare nessuno di quelli che ho la spiegazione semplice di questo, ma alla fine è tutto lì. Grazie per il campo gravitazionale. Questa di nuovo è l'orbita messa nella prospettiva delle posizioni dei pianeti, ovvero dato che Plutone ha un'orbita lentissima delle centinaia di anni, quando nacque Lowell Plutone era qui. L'Afelio, il punto più distante dal Sole, venne raggiunto durante la fine della guerra civile americana. Nel 1906 nasce Kuiper. Nel 1905 nasce Kuiper, nel 1906 nasce Clyde Tombaugh, nel 1930 Tombaugh, che quindi aveva 24 anni, scopre Plutone. Plutone si sposta verso Perihelio, che è raggiunto nel 1989. Nel frattempo, nel 1957
riusciamo a lanciare il primo Sputnik, nel 69 siamo sulla Luna, nel 78 scopriamo Caronte, nell'89 siamo al perihelio, Plutone continua ad allontanarsi, nel 2006 riusciamo a lanciare la New Horizon e nel 2015 la New Horizon raggiunge Plutone, che non ha ancora fatto un orbita intero, ovviamente. Questa è invece la mappa vista dal polo nord del sistema solare, e vista qui in maggior dettaglio, dell'orbita e del gravity assist di Giove. Allora, 28 febbraio 2007, la New Horizon passa accanto a Giove con questo andamento qui, passa all'esterno delle lune di Giove. Questa è la direzione del Sole, questa è la direzione della Terra. Ogni 10 ore fa un quadratino, un'attacca, e come vedete fa un angolo di quasi 90 gradi, utilizzando il campo gravitazionale di Giove per accelerare di 4 km al secondo. Già che c'era, la New Horizon collauda i propri strumenti su Giove e quindi comincia a fare fotografie alle lune di Giove. Questa è Io, che come forse ricordate è una luna dominata da un'elevata attività vulcanica a causa delle forze di marea causate dalla vicinanza a Giove, e ha queste eruzioni. Questo è un vulcano che si chiama Tvashtar, è stato fotografato con un grande dettaglio. Questi sono i cambiamenti superficiali. Dalla missione Galileo del 1999 al 2007, in 8 anni, questa zona ha cambiato faccia, ora una zona nera al centro che prima non c'era, e quindi è un vulcano attivo. Già che c'era, ha fatto un ritratto di famiglia delle quattro grandi lune di Giove, Europa, Ganimede e Callisto, che sono queste messe a scala. Un'altra cosa particolare della New Horizon, che è stata una novità della NASA, fu la tecnica di ibernazione, ovvero, dato che questa è una missione molto lunga, dura anni e anni, e per anni non succede nulla, cosa fa la sonda in questi anni? Uno dei trucchi è metterla in ibernazione, ovvero spegnere la maggior parte dell'elettronica di bordo per interi mesi, lasciare che funzioni soltanto il calcolatore, ovviamente il generatore elettrico degli isotopi non è spegnibile, quello continua a dare energia. La sonda si mette in un assetto di spin passivo, quindi gira su se stessa e continua grosso modo a puntare alla Terra, e per periodi di 8-9 mesi viene praticamente spenta. Questo vuol anche dire che il personale a terra è libero e che quindi può fare altre pressioni e riduco i costi del supporto a terra. Non devo avere continuamente il personale che ogni giorno controlla la sonda. Non fu completamente abbandonata perché ogni settimana la sonda mandava un segnale radio, un segnale molto semplice, giusto per dire sono viva o è successo qualcosa. Ogni mese mandava dei dati di telemetria un pochettino più dettagliati. Ogni 8-9 mesi si svegliava, si rimetteva in collegamento radio come si deve con terra, riaccendeva i sistemi per un controllo, stava acceso un mese o due e poi veniva rispetta. E questo è la sala operazioni della New Horizon alla Johns Hopkins durante il primo risveglio. Ovviamente questo crea dei paramilitari con nomi differenti. Questo è quello che capita durante un risveglio. La sonda sta avanzando in un certo assetto, ve la faccio rivedere, sta avanzando in un certo assetto, deve accendere i razzi, ripristinare il puntamento della sua terra e la rotazione e riprendersi il collegamento radio. A questo punto, nel frattempo, si sono pianificate le fasi dell'avvicinamento. In particolare si sono fatte più fasi di avvicinamento e più fasi di allontanamento. Durante ogni fase, ogni strumento viene acceso, spento, modificato, puntato per ottenere dati. Quindi durante l'avvicinamento, ad esempio, Sguardo e Pepsi misurano il plasma, mentre il telescopio LORI va a monitorare il sistema di Plutone con Caronte e altri satelliti. A un certo punto devo ruotare la sonda e quindi perdere il contatto. Durante la fase dell'allontanamento riprendo il contatto. Durante la fase culminante del sorvolo, New Horizon si avvicina fino a 13.000 km da Plutone. 13.000 km è niente, perché Plutone
Tritone è a 40 unità astronomiche, cioè a 40 volte 150 milioni di chilometri, quindi 4 per 1,5 miliardi, 6 miliardi di chilometri. A 6 miliardi di chilometri riusciamo a puntare Plutone e a passargli esattamente a 13.700 chilometri. Mi pare che l'errore fu di meno di 100 chilometri. Nel frattempo, ogni anno o giù di lì, durante i risvegli della sonda, i sistemi vengono controllati cercando di ottenere immagini. In particolare, nel luglio 2013, a 880 milioni di chilometri e 2 anni prima di Plutone, viene risolta la prima immagine di Plutone e Caronte. Un anno dopo abbiamo già un'immagine migliore. Notate che Caronte sono 4 pixel, pure col telescopio più potente che ha a bordo, e siamo ancora a 4 milioni di chilometri, scusate, a 428 milioni di chilometri. Un anno dopo ancora abbiamo la prima immagine in cui si vede Pluto zoomato, la rotazione di Pluto, questa è centrata sul sistema plutocentrico, quindi l'immagine è centrata non sul baricentro del sistema ma su Plutone, e vedo la rotazione orbitale di Caronte. E finalmente arriviamo al momento critico, ovvero al 2015, 14 luglio, in cui avviene l'avvicinamento massimo. Come vi dicevo, 3 fasi di avvicinamento, 3 fasi di allontanamento, che coprono in tutto una trentina di giorni, 30-40 giorni. Un'altra cosa particolare è che il sistema di Plutone e le sue lune ruotano non sul piano dell'eclittica, ma con un angolo elevato rispetto all'eclittica, ruotano quasi perpendicolare all'eclittica. Come risultato, questo che è la traiettoria di New Horizon passa a bucare il piano dei satelliti di Plutone. Ci sono alcune cose interessanti. Questo è l'arrivo. Arrivo verso il sistema, passo qui a una certa distanza da Plutone e Caronte. Caronte è combinazione di movimento dall'altra parte rispetto a Plutone. Questa è la direzione di Terra, questa è la direzione del Sole. Distano fra di loro 0,24 gradi, quindi la distanza Terra-Sole da quella distanza è 1/4 di dito. Notate che tutto il passaggio, ore 7, ore 8, ore 9, ore 10, ore 11, ore 16, alle 16.30 telefoniamo a casa. Merenda time. Ma nel frattempo è stata calcolata di passare nell'ombra di Plutone per misurare l'atmosfera, nell'ombra di Caronte per misurare la possibile atmosfera di Caronte. Alla fine dell'avvicinamento la sonda si rivolta verso Terra, riprende la sette di comunicazione e comincia a mandare giù dati. Questa è la stessa cosa vista da un altro punto di vista, ma essenzialmente sono gli stessi dati. E questa è l'esultanza a Terra del momento in cui ricompare il segnale dopo il flyby, ovvero l'abbiamo perso 2 giorni prima perché la sonda si è girata per cominciare a fotografare e ha perso il collegamento radio. 2 giorni dopo, di fiato sospeso, di apnea continua, in cui non sappiamo cosa la sonda stia facendo e speriamo che tutto vada dritto, la sonda si rigira e rimanda il segnale radio esattamente nel momento stimato. E insomma, questi sono momenti culminanti. C'è stato tra l'altro un altro problema. Appena una settimana prima dell'incontro è andata in tilt la sonda. In tilt si dice andata in safe mode, ovvero i sistemi di bordo hanno riconosciuto un errore in una sequenza di comandi e come reazione a questo errore la sonda viene messa in una modalità sicura in cui non fa danni agli strumenti e chiama a Terra e dice oh, what's up? Sempre per le casualità, pura casualità non è voluta, e esattamente 50 anni dopo, quel 14 luglio del 1900, fate voi i conti, 74, in cui Mariner 4 mandò a Terra la prima immagine di un altro corpo celeste. Questa è Marte, la prima foto di Marte mandata da Mariner 4.
In questa foto e nelle successive vedete 50 anni di evoluzione dei sistemi di ripresa di immagini dello spazio. Ed ecco il bottone. Ta-tan! La primissima immagine trasmessa subito dopo il flyby fu questa, che è un plutone ad alta risoluzione, e ne seguirono ovviamente un sacco di altre. Questo è il mio modellino 3D che sorvola un plutone con l'antenna puntata verso terra ancora. E questa è l'evoluzione di 20 anni, primissime foto del telescopio spaziale, foto del 2005 e foto da vicino ovviamente nel 2015. Queste Caronte, completamente diverse da Plutone. Allora, Plutone è caratterizzato da alcune cose molto strane. Tanto per cominciare, praticamente non ci sono crateri. Avete presente la nostra Luna, o le lune di Giove, alcune, le lune, avete presente Marte, sono corpi completamente craterizzati, ovvero sono pieni di buchi. Qui di buchi ce ne sono pochissimi, ce n'è uno lì, ce n'è uno molto grande qua, praticamente chiuso, ce n'è qualcosetta qui, ma c'è molto poco. Se non ci sono, perché non ci sono crateri sulla Terra e invece ci sono su Marte? Per l'attività geologica e non solo geologica ma meteorologica, che rinnova continuamente la specie terrestre. La Terra ha una tettonica a zolle, non esistono sulla Terra terreni più vecchi di 3,4-3,5 miliardi di anni, perché la superficie della Terra, guardavo stamattina le rocce qui a Bocca d'Asse, le rocce di Bocca d'Asse sono piegate per così. Quello era un fondo marino che è andato sotto, ha subito la metamorfosi ed è tornato su ed è stato eroso, e gli strati da così sono venuti così. La Terra è continuamente modellata, l'Italia poi più di tutte perché è territorio vulcanico e di terremoti, quindi è continuamente modellata. Se io vedo un corpo celeste di questo tipo, vuol dire che qualche forza me lo sta rimodellando e cancella i crateri. Ma siamo a 40 miliardi di chilometri dal Sole. Che cos'è che mi fa una tettonica a zolle? La Terra c'è l'altra che è grande, Marte che è grande metà della Terra non ha tettonica a zolle. Qui invece c'è qualche meccanismo che lo fa. Non è una tettonica a zolle, sono altri meccanismi, poi li vediamo, però è un corpo molto strano. Caronte è completamente diverso, è molto più caratterizzato ed è dominato dai ghiacci d'acqua. Invece il bianco di Plutone è dovuto essenzialmente a ghiaccio di azoto, azoto solido. Le temperature sono bassissime, siamo forse a 10 o 20 gradi sopra lo zero assoluto, l'azoto ghiaccia, e invece Caronte è un mondo completamente diverso. Ne discutevamo a pranzo, il perché due mondi così diversi siano così vicini non è noto, non si sa quale sia la genesi della coppia Plutone-Caronte. Nel frattempo gli astrofili da Terra provano a riprendere Plutone. Questa è una fotografia fatta quel giorno lì, il 15 luglio 2014, dagli amici Davide e Renzo del gruppo astrofili ARDA vicino a Pavia, e questo cosino qui, che è una stellina di quindicesima, è una fotografia di Plutone fatta dalla Piano Padana. Nel frattempo, la nuova, insomma, andava avanti con la missione, faceva fotografie un po' più migliori. Queste sono le due lune, X e Hydra. E un'altra cosa molto interessante è stata la modalità in cui la sonda ha mandato dati a Terra. Vi spiego. Il problema di queste missioni è che la potenza elettrica che posso dare al trasmettitore di bordo è piccola. Il trasmettitore di bordo di queste sonde ha una potenza di 8 watt. 8 watt è una lampadina da sotto su, 8 watt è la luce del frigorifero. E io vedo la luce del vostro frigorifero da 6 miliardi di chilometri. Oh, è già un bel frigo. Allora, a Terra c'è un sistema di antenne che si chiama DSN, Deep Space Network,
rete dello spazio profondo che è destinata dalla NASA a dialogare con le sonde di spazio profondo. Questa immagine qui l'ho fatta qualche giorno fa mentre preparavo la presentazione, e ad esempio in questo momento queste due antenne di Coulson in California stanno parlando con le Voyager 1, l'antenna più grossa sta parlando con la Juno, questa con la sonda di SCO, e vedi questo passo. Ci sono delle pagine sui siti NASA che permettono di vedere in tempo reale che cosa la rete sta facendo e con quali sonde sta comunicando. Durante la comunicazione con il New Horizon i dati sono questi, ovvero ricevo una potenza radio che è microscopica, contatemi di zero, togliete tra 10 alla meno 19 watt, quindi la vostra lampadina del frigo è attenuata di 10 alla 20 volt, ecco. Quindi la potenza ricevuta è veramente infima, e riesco a trasmettere al massimo 2000 bit al secondo, ma la sonda durante l'incontro con Plutone, dato che le telecamere di oggi non sono più quelle dei poveri Pioneer e Voyager, ha raccolto 50 gigabit, 8 gigabyte, scusate, 6 gigabyte, 6 per 8 48, 6 gigabyte e rotti, 50 gigabit, 50 miliardi di bit di informazione, ma li manda a terra a 2000 bit al secondo, e non in tutti i secondi, perché non in ogni momento la rete di terra è pronta a ricevere informazioni, le antenne possono essere non sempre disponibili. Risultato: il download del file dei dati ha preso un anno. Noi abbiamo visto le ultime immagini di Plutone un anno dopo l'incontro, per cui la NASA ogni qualche settimana rilasciava qualche dato in più, come non arrivava. E i dati quanto sono messi a arrivare? 5-6 ore, se fai il conto dei 6 miliardi di chilometri diviso 300.000 chilometri al secondo, alla fine fa una, non è poi tanto. Sono 20 minuti con Marte, quindi. Sì, e qua sono 4-5 ore, alla fine i tempi sono quelli. Le Voyager sono 19,5 ore luce, enormemente distanti, e le Voyager trasmettono a circa 100 bit al secondo. Qui siamo molto più veloci. Tra l'altro il trasmettitore va a due modi di funzionamento, a 1 o a 2000 bit al secondo. È stato usato il sistema 2000 bit al secondo, con il sistema di riserva 1000 bit al secondo in caso di problemi. Comunque un anno di scarico dei dati. Tornando a Plutone, strane superfici, ci sono cose stranissime. La superficie di Plutone è dominata da queste specie di gobboni, ci sono delle zone scure, ci sono delle zone bucherellate, ci sono dei segmenti, delle aree con forme irregolari, ci sono dei buchi nella superficie, ci sono delle colline. Qui la scala è 20 miglia, quindi in tutto avrò 200-300 km, grosso modo. Ci sono molte ipotesi, suffragate dal fatto che su una scala più grande, queste indicate delle frecce sono fratture, questa è una crepa, questa è un'altra crepa. Cosa vuol dire fratture? Vuol dire che il materiale superficiale di Plutone si muove. Se si muove, sotto c'è qualcosa di fluido. Una delle ipotesi, al momento solo un'ipotesi, è che sotto i ghiacci di azoto ci sia del ghiaccio d'acqua e poi più sotto ancora dell'acqua limpida. Plutone potrebbe anche avere un oceano sommerso, non lo sappiamo ancora. Perché quelle temperature l'acqua è limpida, siccome l'acqua c'è dappertutto nel sistema solare, si presume che sia acqua. Però c'è acqua in superficie, perché nei gas emessi c'è ossido di carbonio e ha trovato anche acqua, quindi qualcosa c'è, qualcosa ci può essere. Questa è un'occultazione da parte di Alice, e qui vedete il profilo dell'atmosfera, questa linea tratteggiata sono i dati, qui passa il pianeta e qui risale, e questo mi permette di misurare il profilo dell'atmosfera. Dal profilo dell'atmosfera io posso stabilire la dimensione dell'atmosfera e il fatto che Plutone sta perdendo gas di azoto sotto soffio del vento solare. Se non ricordo male perde 500 tonnellate di azoto al giorno, neanche poco. Questo è l'eclissi, il momento in cui durante l'occultazione
la sonda ha girato le camere verso il Sole e vede un'eclissi di Sole da Plutone con l'anello dell'atmosfera. E questo è il suo volo, questo è un montaggio di immagini, qui sta già uscendo dalla parte opposta al Sole, quindi sta venendo via, e quindi dovete immaginare di arretrare e vedere e sorvolare in questo modo un mondo alieno mai visto prima. Questa è la zona della Sputnik Planitia, si chiama, i nomi sono stati dati in base a missioni spaziali e a tante altre cose, e in questa zona viene rilasciato il monossido di carbonio. E anche qui non si sa bene il perché e per come. In più pare che ci siano dei venti, perché si sono viste delle strutture di sottovento e quindi potrebbero in ferret, presunte direzioni dei venti, potrebbero avere dei venti. E questa deve essere una fotografia finale di Plutone, un po' colorata, con i colori un po' aumentati, e comunque il dettaglio minimo visto, grosso modo, è di un chilometro. E questo è, eccolo qua, il sorvolo dei monti Norgay. Questo montaggio di immagini che simula il sorvolo. Simula, ne costruisce il sorvolo. Stiamo sorvolando un mondo a 6 miliardi di chilometri da qui. Qualche chilometro, non così piccolo. E questo è un altro sorvolo della Sputnik Planitia, la zona più piatta. Sarà ghiaccio. E ghiaccio di azoto solido. Invece vado per l'acqua liquida. La temperatura cos'è adesso? 20 gradi sopra lo zero sotto, meno 250, freschino. L'ho detto che portavo fresco, sono i nani ghiacciati del sistema solare. Bene, questa è la dimensione di Plutone raffrontata con qualcosa di più umano, la Spagna. Sta tutto dentro al grande deserto australiano, per altri Sydney e Melbourne sono fuori. Queste sono le lune, questo è Carotte in scala, e le lune, Nix e Ida, sono proprio grossi, Styx e Kerberos sono veramente microscopiche. E questo è ancora un filmato del sorvolo. Dalle immagini, sì, montando immagini, fa una proiezione stereografica di un'immagine e ricostruisce una cosa di questo genere, e il cielo dietro è reale ma ricostruito dopo. Eccezionale. Volevo mettere, o se sbaglio, la tua strada. Non c'è un momento che ce la mettiamo.
Pluto. C'è ancora questa, che è invece il sorvolo in colori aumentati di Spondiloplanitia, che è la zona più attiva tettonicamente. Sembra una ghiaccia. Sì, sì, sì. Ci assomiglia molto. Questa è una mappa di riflessione derivata da quella precedente, che fa vedere le strutture al di sotto di queste aree e spiega un po' meglio, con le differenze di colore, e quindi dipende anche dalla temperatura, che cosa ci può essere sotto quelle aree di ghiaccio. Ovviamente i planetologi hanno iniziato a lavorare su questi dati e a cercare di costruire modelli per cercare di spiegare che cosa ci può essere sotto. Ad esempio, un possibile modello di quest'area, che si chiama Sputnik Planitia, pianura dello Sputnik, è che ci sia dei modi di convenzione, ovvero che, notate la stranezza, parliamo di convenzione solida di ghiaccio di azoto. Anche il ghiaccio d'acqua si muove, pensate ai ghiacciai, che nonostante che il ghiaccio sia piuttosto duro e solido, i ghiacciai scorrono verso valle. Allo stesso modo, anche il ghiaccio di azoto è parzialmente fluido e può dare origine a botte di convenzione. Allora io potrei avere delle colonne di azoto più caldo, scaldato dal calore delle rocce sottostanti. Plutone deve contenere materiale radioattivo esattamente come la Terra, quindi c'è una sorgente di calore da sotto. Grazie a questo calore il azoto sale, dove sale forma queste placche e negli interstizi tra placche ridiscende. E quindi c'è una delle zone di colori differenti a seconda dello stato di convenzione di queste cose. In più, i ghiacciai di ghiaccio di azoto possono scorrere verso il bacino. L'azoto può evaporare e ricondensare nella zona più scura e poi scorrere verso valle. Quindi c'è una dinamica del ghiaccio di azoto. Ma che solare? Più o meno, alla fine è sempre una convenzione, sì. Un po' più fresco. Un altro mistero su Caronte è questa frattura. Questa è una frattura profonda 6 km, causata probabilmente da un impatto. Di più non si sa, perché non ci sono altre immagini di Caronte durante il flyby, era in quella posizione lì. Nel frattempo, in the meantime, mamma NASA sta pensando al futuro della New Horizon. Ovvero, è calcolato che dopo l'incontro con Plutone rimanga ancora carburante sufficiente, carburante per il controllo del setto, per andare a incontrare qualche altro corpo e quindi esplorare la famosa fascia di Kuiper. E quindi bisogna cominciare a studiare quali oggetti studiare nella fascia di Kuiper. Questo diagramma è raccolto da una pubblicazione dell'Istituto del Telescopio Spaziale e racconta come fra giugno e agosto del 2014 per 166 orbite dell'HST sono state raccolte immagini di questa zona di spazio, che è la zona di spazio oltre Plutone prospetticamente rispetto alla Terra. Si sono identificati alcuni oggetti. Questi oggetti sono stati rapidamente ridotti per identificare gli oggetti della fascia di Kuiper, poi sono stati riguardati da 34 orbite, sono stati confermati 5 candidati da PT1 a PT5, che sono questi, due rapidamente esclusi, PT4 e PT5, perché non promettenti. PT1 è stato il proposed target, cioè obiettivo proposto numero 1, viene trovato che al 100% è raggiungibile al New Horizon. PT2 e PT3 sono potenzialmente raggiungibili. Viene stipulata un'altra serie di osservazioni a ottobre per rifinire le stime di raggiungibilità. Risultato che PT1 è il più promettente, sono oggetti piccolissimi. In termini da astrofili la magnitudine è bassissima, parliamo di oggetti di 27esima visti da Terra, soltanto il telescopio spaziale riesce con pose lunghe a identificarli. Da Terra un oggetto di 27esima non lo vediamo nemmeno con i grandi telescopi.
l'atmosfera è troppo luminosa, e alla fine viene scelto il primo, questo qui, perché la probabilità di raggiungerlo è del 100%, la variazione di velocità richiesta è piccola e si stima un incontro per gennaio 2019 a una distanza stimata dal Sole di 43,4 unità astronomiche, una unità astronomica a distanza media Terra-Sole, 150 milioni di chilometri. Queste sono le fotografie di PT1 che viene poi ridenominato 2014 MU69 oppure per gli amici MU69, e un roccione con, questa è la showing off della Sibenco, è un roccione di forma irregolare, si presume simile a questo, con dimensione di poche decine di chilometri, e questa è un'immagine dell'HST in cui si vede lo spostamento dell'oggetto rispetto alle stelle di fondo. Si deve alterare l'orbita? Sì, deve fare una correzione di rotta, e qui il punto è quanta idrazina, esatto, quanta idrazina ci rimane per fare la correzione di rotta e quanta ne usiamo per fare quell'oggetto lì. Non è nemmeno escluso che dopo magari si vada a cercare ancora altri oggetti, non c'è ancora una decisione in merito, per adesso cominciamo ad andare verso PT1. E questa è la prospettiva. Allora, Sole, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, l'orbita di Plutone, e questa è l'orbita di PT1, e questa zona qui è la fascia di Kuiper, con Eris, con Aldea, con Makemake, con gli oggetti identificati. Vedete che ne abbiamo già migliaia di oggetti identificati nella fascia, e che la fascia non è così ben definita, ma continua all'esterno. Esatto. Quindi questa è la missione prevista per il flyby di New Horizons, che sarà, salvo modifiche, ma dovrebbe essere preciso, esattamente prima di gennaio dell'anno prossimo. Quindi stay tuned, perché sta... Certamente, esattamente come il Plutone. Farà lo stesso tipo di cosa. Nel frattempo sono comparsi i cartelli stradali sulla strada per dirgli sempre dritto, straight ahead, sempre dritto, 5 unità astronomiche e potresti farcela. Ancora, questa è qualche mese fa. Peccato il nuovo. Esatto. E questo è il punto di incontro. E come si trova in questo momento, Plutone ha già passato il punto di incontro. Questo sta ruotando in questo senso e dovrebbe incontrarsi. Il 9 dicembre 2017 si è fatta la correzione di rotta per metterla esattamente in rotta verso MU69 e ora aspettiamo che arrivi. Nel frattempo, per sempre per mantenere la continuità con le missioni Voyager, quel signore lì, Ed Stone, da 45 anni il principale investigatore dei dati della Voyager, che continua a essere attivo in NASA, è in pensione ma continua a dare l'ufficio di mattina, e sta conducendo una serie di conferenze congiunte per paragonare i dati di Voyager e New Horizons, perché comunque New Horizons durante tutta la traiettoria fino a Plutone ha preso dati sul vento solare e sugli raggi cosmici, e vengono paragonati questi dati con quelli delle mitiche Voyager. Quindi andiamo verso l'esterno del sistema. Queste sono tutte le sonde che in questo momento hanno lasciato o stanno lasciando il sistema solare. La più lontana è Voyager 1, segue Voyager 2, le Pioneer, con le Pioneer ormai non siamo più in contatto radio perché è esaurito il combustibile nucleare, quindi le abbiamo perse. Queste sono nel senso in cui il Sole prosegue lungo l'orbita, questa è stata spedita indietro, per poter fare le misure che hanno fatto, le due voglie sono sparate una verso l'alto e una verso il basso rispetto al piano dell'eclittica, mentre New Horizons uscirà esattamente sul piano dell'eclittica. New Horizons non raggiungerà mai le Voyager, perché anche se al lancio era più veloce, le Voyager, dopo gli incontri con Giove e Saturno, hanno acquisito una maggiore velocità e quindi non verranno mai raggiunte da New Horizons. Per cui risentiamoci l'anno prossimo, probabilmente con i dati raccolti del flyby su questo sassolino a gennaio 2019. Ultimo dettaglio, quanto costa? Sai, costa? Mi dicono a Milano. Molto poco, molto poco, molto poco.
Allora, a cifre attualizzate oggi, le Voyager 1 e 2 sono costate 3 miliardi e 600 milioni di dollari l'una. Curiosity, che è andata a esplorare Marte con tanto di rover, è costata 2 miliardi e 800 milioni. Rosetta, dell'ente spaziale europeo, dell'ESA, quindi delle nostre tasche, è costata a ognuno di noi una tazzina di caffè mezzo, che pare un'ora e mezzo a ogni contribuente europeo, per un totale di 2 miliardi e 500 milioni di dollari. New Horizon è costata molto meno, essendo una sonda semplice, è una missione economica NASA ed è sotto il miliardo di dollari. Dawn, che va a esplorare la fascia degli asteroidi e sta esplorando, costa circa la metà di New Horizon. Un mese in Iraq costa 30 miliardi di dollari soltanto agli Stati Uniti, senza contare gli alleati. Costa un miliardo di dollari al giorno, quindi ogni giorno solo con le spese di mantenimento della forza militare in Iraq gli Stati Uniti potrebbero lanciare una New Horizon. Per cui ecco la vignetta dell'amico Monti del planetario di Lecco, New Horizon giunge sul Plutone, ma per disquidi di un'agenzia di stampa viene dato il benvenuto alle Voyager. E Plutone dice vabbè, pazienza, è il pensiero che conta. E leggiamo così. Grazie a tutti. È un'azienda privata che punta a fare soldi, per cui lancia missioni per cui viene pagata. Attualmente sta lanciando missioni di rifornimento all'ISS, sta lanciando satelliti di telecomunicazioni, sta lanciando satelliti militari per il Pentagono. Tieni presente che la spesa militare per lo spazio americana è superiore di 20 volte al bilancio NASA. Quindi gli americani spendono 20 volte di più per lo spazio militare che per lo spazio civile. E SpaceX mangia. Allora, c'entra qualcosa con il più lungo che sono fantasie. Puffa. Nibiru e Planet X collisione con la Terra, giovedì 27 marzo 2023 avremo la collisione con Nibiru. Nibiru, fuffa. Esatto, fuffa. Pura PF, pura fuffa. Si legge di tutto e di più. Le bufale astronomiche sono tantissime, la classica è questa sera Marte si vedrà grande come la Luna. Dubito, dipende da quanto è LSD o è rimasto per sé. La luna blu è un modo di dire, la seconda luna piena del mese, come c'è stata una settimana fa, il 30 o 31 di marzo, viene convenzionalmente chiamata Blue Moon. It is white as any other moon. Di che colore è la luna? Che colore ha la luna? Su, forza, con gli occhi in cielo. Che colore ha la luna? Bianca, rossa, come vedete più volte. La luna è scura come l'asfalto appena posato, riflette il 7% della luce incidente. Perché la vediamo bianca? Perché il fondo è più scuro e il nostro occhio frega. Chiedo scusa, sono qua. Ah, scusa. Mi spiace essere un po' un bastian contrario di quanto hanno deciso sui dwarf planets o minor planets, ma con queste immagini e con queste rilevazioni scientifiche mi pare che equiparare Plutone a un pianetino come Cerere, come è stato detto, sia un po' fuori tempo.
Oltretutto io all'epoca ho seguito molto bene, mi sono letto la prima stesura in inglese della risoluzione ed era anche chiaro che a fine di quel congresso molti dei delegati, molti degli astronomi erano addirittura andati via, quindi quella votazione quanto mai fasulla. Oltretutto il fatto che si dica, mi pare che sia la quarta parte, si dica che Plutone non spazierebbe abbastanza, beh, neanche Nettuno spazza poi tanto abbastanza, consideriamo che anche, non so, riguardando la Terra ci sono i punti di Lagrange dove ci sono degli asteroidi, quindi gli asteroidi sono un po' dappertutto. Oltretutto questi chiarissimi movimenti che ha all'interno, quindi probabilmente, come giustamente ha detto lei, c'è un'attività che radioattiva all'interno, una addirittura un'atmosfera, ecco, nessuno si sognerebbe mai dai tempi dei greci dire che Mercurio è un minor planet, no? Però Mercurio confronta a Plutone è proprio un pezzo di roccia bucherellato da tutte le parti. Quindi mi sembra che forse sarebbe meglio che l'Unione Astronomica Internazionale ci ripensasse un momento. Non esistono decisioni di questo genere che non abbiano un fondo politico. Esatto. Io mi sono limitato a esporre come le cose sono andate, non perché siano usate così, perché si sono sprecati fiumi di inchiostro per giustificare come siano andate, perché siano andate le cose così. Effettivamente ogni possibile decisione è opinabile. Lo stato attuale ufficiale è questo, e secondo me Senna e gli altri corpi esterni hanno dato la nota di grazia. Vedremo come scoprirà ancora fuori. Tra l'altro mi veniva in mente una cosa, fino a 100-200 anni fa il sistema nostro, il dei pianeti era molto ridotto, con la nuova tecnologia che è aumentata, le lastre fotografiche eccetera eccetera, il numero di pianeti è aumentato. Forse sarebbe molto meglio dire che Senna e tutti gli altri fanno parte del sistema solare a questo punto. Sì, ma è vero che è così, e anche lì di nuovo è parlare nel senso degli angeli, dire che è un pianeta o non è un pianeta, se non si fa da solito, e infatti chi ha fatto le missioni del Plutone, gli americani, chi ha scoperto Plutone, gli americani, chi si è opposto con tutte le forze alla decisione, gli americani, chi non ha cambiato il testo, gli americani. Sì. Ah, beh, sono americani. In America vince il creazionismo e sono i testi di molti stati, insomma, le cose che possiamo mettere proprio su, come oggi da noi. Ripeto, io mi sono limitato a raccontare lo stato attuale delle cose. Se vai a cercare il dibattito su Plutone su Google, trovi pagine e pagine di pro e di contro. Personalmente mi sembra una cosa piuttosto sensata, soprattutto per motivi dimensionali e di dinamica dell'orbita, soprattutto per tutte le scoperte fatte dopo di altri pianeti, però non è che non sia opinabile, anzi, perché magari fa 5 anni ne ho 11 di ricattare. Come? C'era un contatore di radioattività, sì, sopra. Sì, sì. E che risultati ha? Ma la radioattività, vedi l'attività dei raggi cosmici, solo quella. Vedi intensità ed energia dei raggi cosmici, esattamente come ha fatto le Voyager. Radioattività proveniente da Plutone non ce n'è, non ce ne può essere, perché se anche avesse una fonte radioattiva un metro sotto la superficie, verrebbe fermata da quel metro. Arrivederci, buonasera. Bene, se non c'è altro, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, vi ringrazio per essere venuti in un bel pomeriggio di aprile con il Sole. E ci aggiorniamo al prossimo.